Sì, Marzia, solo per un dato di cronaca, il piano straordinario messo a punto dalla Prefettura per gestire questa festa imponente, tutto sommato ha funzionato, c'erano 91 varchi, è scattata alle 20.45 un'isola pedonale, i monumenti erano presidiati dall'esercito, ci sono stati tre feriti per petardi, c'è stato un morto, c'è stato un agguato nei pressi della stazione, ma quasi certamente non dovuto ai festeggiamenti, forse si è trattato di un vero e proprio agguato camorristico, un 43enne è stato ferito e ucciso a colpi di pistola, ci sono tre feriti, una donna fidanzata di quest'uomo e altre due persone del rione Ponticelli che si trovavano, ripeto, nei pressi della stazione di Napoli. A te Marzia, è tutto. E questa è la cronaca, quella che non vorremmo mai sentire, però pare appunto, anche come ci ha detto Leonardo Zellino, che lui è lì sul posto, che non c'entrerebbe nulla con quello, con i festeggiamenti. Ma in effetti...